I tratti salienti che ha voluto il Presidente sono stati linearità, luce, utilizzo delle materie prime, attenzione all'ambiente, insomma, e questo è quello che noi abbiamo tentato di fare, di una struttura con delle travi portanti, con una luce di 30 metri che consentiranno quindi anche di poter gestire funzioni diverse all'interno di questo spazio, che in questo momento e dalla prossima summer, quindi io credo dalla fine di giugno, potrà essere utilizzato come gate di imbarco, ma che è stato ingegnerizzato perché questa qui sarà l'atrio, diciamo così, la sala di welcome dell'arrivo della nuova aerostazione che poi vi illustreremo. Quindi è un elemento, diciamo così, molto, molto sobrio, molto lineare, ma che dà un impatto, ecco, che è quello che vuole rappresentare un segno nuovo della Calabria, un segno anche di un decollo, se vogliamo dire, con questa forma di queste travi, un input veramente forte che, torno a dire, riusciamo a fare solo ed esclusivamente con le risorse che il nostro azionista ci ha dotato. Questo è un primo investimento che è venuto a costare, perché ormai possiamo tirare le somme, poco più di 5 milioni di euro. E quindi, come dicevo prima il Presidente, abbiamo perso molto tempo per le autorizzazioni, per i plinti, perché qui sotto c'è una palude, quindi c'è un problema proprio veramente anche di staticità. L'abbiamo superato con queste travi, con l'orgoglio anche di imprese calabresi che hanno costruito tutta la tensostruttura metallica, e quindi, cioè, c'è un pezzo anche di Calabria nella realizzazione di questa, di questo inizio, ecco. Chiedetegli quando sarà finito. Già fatto, Presidente, è stata la prima cosa, è stata la prima, e questo è purtroppo, il Presidente ha fretta, e io sono qua per dimostrare che i risultati che vuole li portiamo veramente a casa.